Ciao a tutti, una domanda che nasce spontanea quando parliamo soprattutto di arco tradizionali, di arco nudo e di 3D è quella: cos'è questa famigerata parte rettilinea della parabola? Perché quando ci spiegano il gap shooting, quando ci spiegano, magari qualche arciere esperto che la sa lunga e che non vuole dirci proprio tutto quello che sa, ci dice che effettua il gap shooting, che sfrutta la parte più rettilinea della parabola per ottenere la migliore performance, i migliori risultati, la minimizzazione degli errori, e quindi gli permette di non calcolare con precisione la distanza e di ottenere lo stesso un buon punteggio. Beh, sappiamo che la parabola a un certo punto, la parabola della freccia sale e a un certo punto scende. Nel punto di inversione scende molto più rapidamente, quindi la parte rettilinea della parabola è quella parte dallo scocco della freccia al punto di inversione. Quindi dobbiamo sfruttare questa particolarità della balistica esterna, per l'appunto la parte più rettilinea della parabola, quando effettuiamo eventualmente un gap shooting. Come lo posso spiegare a un arco nudo questo? Ecco, qua abbiamo i famigerati fidocchi, che sono il bersaglio dell'anterefil, che troviamo sconosciuti tra 5 e 10 metri. Beh, per spiegarvi bene come funziona il gap shooting sfruttando la parte più rettilinea della parabola, possiamo effettuare questo piccolo esperimento, che potete anche effettuare in gara, ma effettuatelo ovviamente prima al campo. Se avete paura di non prendere perfettamente il centro, non sapendo valutare tra 5 e 10 metri, beh, è molto semplice. Dovete mirare in questo punto, quindi nell'uno basso, mirate nell'uno basso con lo string walking dei 15-16 metri o 17, ma è una prova soggettiva che dovete fare. Quindi lo string dei 15 metri mirando nell'uno basso e vedrete che andrete sempre nel centro a 5, 6, 7, 8, 9 e 10 metri. Andate sempre nel centro, mirando con lo string dei 15 metri nell'uno basso, la freccia andrà sempre, sempre, sempre nel centro. Facciamo la prova, ora vado a 5 metri, miro nell'uno basso con lo string dei 15 metri. Vado a 5 metri, ecco, sono a 5 metri in questo momento e miro nell'uno basso con lo string dei 5 metri. Ecco, una freccia d'alluminio. Ho mirato nell'uno basso con lo string dei 5 metri. Quindi ho mirato in questo punto con lo string walking dei 15 metri. Ora vado a 10 metri e provo a ripetere la stessa cosa. Vado a 10 metri, con lo string dei 15 metri mirerò nell'uno basso. E sono a circa 15 metri, miro nell'uno basso con lo string dei 15. Ecco, la freccia è arrivata, come vedete, perfettamente nel centro. Facciamo ancora un'altra prova, vado a 7 metri e mezzo e ripeto la stessa identica cosa. Vado a 7 metri e mezzo, sono a 7 metri e mezzo. Come potete vedere, nonostante le frecce d'alluminio, e ovviamente sono le mie fantomatiche frecce d'alluminio con 6 alette e Livanes, che vi consiglio comunque di sperimentare, come vedete ho mirato sempre nell'uno basso e le frecce sono andate
sempre nel centro. Questo cosa vi deve far elucubrare, pensare? Beh, ad esempio, se siamo nel 3D e non sappiamo ben valutare la distanza, dobbiamo trovare, sperimentalmente ovviamente, dobbiamo sperimentare che mirando sotto la pancia dell'animale, con uno string più elevato, ad esempio, io ho fatto le mie prove e con lo string dei 35 metri, quindi con lo string dei 35 metri, da 25 a 30 sono sempre nello spot. Qualsiasi sia la distanza, da 25 a 30, mirando sotto la pancia dell'animale con lo string walking dei 35 metri, io sono sempre nello spot. Dov'è che è più difficile nel 3D? È valutare per l'appunto da 25 a 30. Beh, se non sono così bravo da pretendere l'11 anche da 25 a 30 e non so valutare bene la distanza, con lo string dei 35 metri, quindi prendo la corda, con la corda ai 35 metri, dove a 35 metri con la punta nel giallo vado nel centro e miro sotto la pancia dell'animale e sono sicuro che da 25 a 30 metri faccio sempre 8, come minimo. Ok? E questo è un ottimo risultato per chi non riesce a valutare bene da 25 a 30 metri, come ad esempio la mia allieva Noemi, che è qua che mi guarda. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e commentate, e sono sicuro di rispondervi, non ci sono problemi. Ciao a tutti.